Ciao a tutti da Massimiliano Spiriticchio e Maria De Nicola. Ciao Maria, allora, oggi ci dedichiamo a una festa. Siamo stati a una festa. Sì, non ci siamo fatti mancare niente nemmeno questa volta. No. Abbiamo fatto qualcosa di un po' diverso. Siamo andati in giro, è vero? Esattamente, abbiamo detto una bella giornata, perché non andare in giro a scoprire cose nuove? Esatto. Abbiamo scoperto proprio una cosa bella, bella, bella. Un orto addirittura, un orto botanico. Sì, esatto, un orto botanico un po' inclusivo. Particolare. Poi vi spiegheremo il perché. Sì, perché siamo stati all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, dove appunto c'è ormai da diversi anni questo orto botanico inclusivo, che quindi è, diciamo, coltivato direttamente dai ragazzi che frequentano quella scuola, siano essi, virgolette, perché sai che non mi piace questa parola, normodotati. Mi trovi completamente d'accordo. Esatto, virgolette comunque normodotati, sia da ragazzi, virgolette, diversamente abili, disabili, eccetera, eccetera. Come ci piace chiamarli. Ce ne sono 3.000 di terminologie. Io sono contro le terminologie, anche tu, però per disabili, diversamente abili, va bene. Esatto, ci possiamo, giusto per farci capire, persone con disabilità, bravo. Vabbè. Poi, insomma, l'importante è capirsi. Sì, esatto. Posso chiederti di questa iniziativa, insomma, che cosa ti ha colpito? A me, per esempio, ha colpito il clima molto festoso. Allora, sicuramente quello che mi porto dietro da un'esperienza del genere, da quella mattinata insieme, è stato sicuramente la condivisione. Veramente ci siamo portati dietro anche qualcos'altro di più concreto e materiale. La condivisione, il fare qualcosa insieme per raggiungere un obiettivo comune, in questo caso appunto, che era anche qualcosa di utile e costruttivo, cioè ritornare al discorso di amare praticamente gli altri e connettere questo amore con l'amore per la terra, per il frutto che poi nasce, i frutti che nascono, grazie a sicuramente il lavoro che c'è dietro, ma grazie alla condivisione. Ecco, questo secondo me è stata un po', cioè è un po' una metafora in realtà, perché a parte il discorso del lavoro individuale che uno può fare dietro qualcosa, la condivisione sicuramente fa fruttare molto meglio le situazioni e le cose. Questo, ecco, sicuramente. Allora, siccome noi abbiamo realizzato delle interviste, perché sei diventata anche un'intervistatrice on the road, cioè ormai non ti ferma più nessuno. Mi divento un po' in tutto, sì, mi no, diverto. Non ci ferma più nessuno. Io direi, se la regia è pronta, di ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con il dirigente scolastico, la preside, per intenderci, dell'Istituto Alberghiero De Cecco. Ascoltiamo. Allora Maria, qui siamo con il dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero. Questa però oggi abbiamo fatto festa e quindi facciamo festa pure insieme a lei. Mi sembra giusto, poi lei è una persona molto vivace, viva, una grande vitalità, quindi mi sembra giusto darle la parola. Ecco, professoressa Di Pietro, insomma, ma ci mettiamo a fare anche le feste. Ma si deve festeggiare, la scuola non è una cosa triste e noiosa, la scuola è anche entusiasmo, allegria, raccontarsi belle cose, cantare, ballare, e questo è il nostro orto didattico. E oggi abbiamo ballato e cantato per raccontare come si pigia l'uva, abbiamo piantato due alberi, un albero di albicocca, un albero di ciliegia, e l'abbiamo piantato insieme a tante autorità, tante istituzioni che vogliono essere vicine alla scuola. Sono momenti belli, sono momenti di incontro, di dialogo, sono momenti di grande armonia. Ecco, questa scuola si caratterizza proprio per il fatto di essere inclusiva, possiamo dire questo? Ma assolutamente, questo è il nostro orgoglio, è il nostro obiettivo grande, e noi non possiamo limitarci semplicemente a insegnare le discipline, dobbiamo andare molto oltre. Il senso profondo della scuola è proprio quello di creare una comunità che sia accogliente, che sia inclusiva, che valorizzi tutti e soprattutto che non lasci né indietro né solo nessuno.
Ecco Maria, io ti ho visto che tu osservavi, giravi, vero? Come dicevo poco fa, anche in questa scuola si respira proprio questo. E lei dalle sue parole lo faceva trasparire pienamente, il valore dell'istruzione certamente, ma soprattutto della relazione e del dialogo, che è un valore che si sta perdendo ma che bisogna recuperare. E in persone come lei, in questo istituto particolarmente, l'ho notato questa mattina e mi faceva piacere calcare la mano su questo aspetto qui. E io ti ringrazio Maria, perché questo è l'apprezzamento più bello che si possa fare ad una scuola. La scuola deve essere un posto dove si è felici di andare tutti i giorni e si deve provare dispiacere ad uscire ogni giorno. E la scuola deve essere proprio questo, un luogo in cui ci si ascolta e fino quando c'è un'interrogazione di matematica. Poi ci sono dei momenti leggermente più spinosi, però bisogna avere quella determinazione e quella grinta per superare anche questi momenti, pensando che poi c'è un orto didattico dove si balla e si canta, pensando che poi c'è un teatro inclusivo dove ci si esprime liberamente, pensando poi che ci sono luoghi come quello che abbiamo noi, che abbiamo chiamato la Casa del Gusto, e che è un mini appartamento per insegnare le autonomie a tutti i ragazzi, soprattutto ai ragazzi speciali, a quelli più fragili. Comunque, di dire che quando poi uno ha una disabilità, nel mio caso anche soprattutto fisica, anzi solo fisica fortunatamente, il valore della indipendenza è un tassello che provoca molto dispiacere a volte, perché personalmente anch'io ho un'autonomia molto limitata, e quindi sentire dire che soprattutto su questo aspetto che si incalca e si lavora mi fa veramente un gran piacere. Questa era una parentesi che ho ricavato appunto dalle sue parole. Comunque noi torneremo perché vogliamo gustare i frutti. E noi vi aspettiamo con gioia. Oggi abbiamo fatto una splendida raccolta di meloni gialli squisiti, ma adesso procederemo con la semina e quindi sicuramente nel tardo autunno avremo modo di fare ulteriori raccolte e festeggeremo, perché la cosa più bella è crescere, crescono le piante, crescono i fiuti, i frutti si raccolgono, così come crescono le persone e si raccolgono anche entusiasmi, passioni in tutti i nostri ragazzi. Insomma Maria, noi abbiamo assaggiato appunto quei frutti dei quali si parlava. Sì, abbiamo voluto testare la loro bontà e devo dire che sono veramente magnifici, molto dolci. Io comunque effettivamente avevo il terrore dell'interrogazione di matematica, non so tu. Sì, io devo dire che la matematica ormai, come saprete, non è proprio il mio cavallo di battaglia, non lo è mai stato, ma va bene così, la matematica non fa parte della mia sfera di interesse, anche sì. Lei mi ha sempre respinto, credo. Comunque ci ha colpito molto anche l'entusiasmo della preside, io la chiamo così la preside perché insomma quello è Alessandra Di Pietro, la professoressa Alessandra Di Pietro, era veramente di un entusiasmo travolgente, ma non solo lei. Devo dire che, come ho detto praticamente nel servizio proprio che abbiamo ascoltato poco fa, era proprio una personalità con una vitalità coinvolgente, nel senso che chiunque le passasse in qualche modo a fianco questa cosa la percepiva chiaramente. Ecco, penso che personalità del genere rendono vivo il contesto scolastico, che deve essere sempre un contesto, secondo me, ma anche secondo te, secondo quanti ci stanno ascoltando, credo, un contesto vitale e che dà spazio, proprio come dicevamo anche nelle altre puntate dove ne abbiamo parlato, al valore della relazione, al valore dello scoprire proprio l'altro, al di là del discorso certamente dell'istruzione, che è fondamentale. Sì, certo. Accanto però alle competenze della teoria, sicuramente si deve affiancare e accompagnare una conoscenza della persona e della propria interiorità e dello stare al mondo con gli altri. E quella è una cosa che in quella scuola, grazie a
personalità di questo tipo si può respirare tranquillamente. Eh sì, non a caso le parole istruzione e formazione fanno rima con relazione. Esatto. E a proposito di ciò, di tutto ciò, chissà che cosa ci ha preparato la nostra regia come pausa musicale. Sono curiosa di scoprirlo. E allora lo scopriamo insieme. Tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranello della prof, non cascare. Amore no, c'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria, come nelle favole, fin sopra. Secondo tutto può cambiare, niente resta com'è. C'è un tempo per il silenzio assenso, solido e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più. Frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate, di una soap opera alla TV. Sarà l'abitudine, sarà che sembra cercare tanto alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbe... E questo era Max Pezzali con Lo strano percorso, e in effetti neanche un grande libro, un grande film potrebbero mai descrivere il percorso della nostra vita, vero Marina? Sì, sì, devo dire che effettivamente mentre questa canzone andava, ho proprio pensato questo, in realtà la nostra vita è un percorso, come dico sempre, uno mentre lo fa non si accorge di cosa accade, magari con l'attenzione con cui magari se ne accorge dopo tanto tempo. E effettivamente è un po' così, nel senso che spesso si crede che la vita rimane immutata nel tempo, in realtà le cose cambiano e bisogna imparare dalle cose che succedono, che siano piacevoli o anche meno piacevoli in realtà, perché forse sono proprio quelle meno piacevoli che ti portano poi ad essere la persona che sei, nel bene e nel male, quindi questo sì, ho pensato. Assolutamente sì, e a vedere insomma certe cose più chiaramente. E poi comunque anche la scuola, io ho sempre pensato che anche la scuola è uno strano percorso, per alcuni molto strano. Sì, è complicato. Poi il buon insegnante, sto imparando una cosa, vuoi che te la dica? Vai, fai pure. Ma, cioè l'insegnante non è quello che chissà tira fuori chissà che cosa dall'allievo, studente, chiamiamolo come vogliamo, è un facilitatore. È uno che in qualche maniera ti fa scoprire dei talenti che tu hai e che magari non sai di avere. Però li puoi raggiungere o comunque ci puoi provare. Ecco, quello è un buon insegnante. Secondo me il problema del percorso scolastico è che viene fatto in un momento storico della nostra vita dove non sappiamo nemmeno noi cosa siamo in realtà. E quindi appunto, come dicevi tu, il buon insegnante è capace di capire come aiutare quella persona a scoprirsi.
E quindi poi a diventare quello che più vuole essere. E questo ci fa tornare al nostro, perché è anche un po' nostro, orto botanico dell'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, perché prima abbiamo sentito il dirigente scolastico, adesso invece andiamo a sentire, perché abbiamo incontrato anche lei, la professoressa che segue da vicino i ragazzi che insomma si occupano di questo orto, e quindi ci ha un po' raccontato che cosa si fa e come. Va bene, sentiamo. Maria, siamo con la professoressa Caterina Bozzio. Ecco, la professoressa è un po' quella che segue, diciamo, questo progetto. Come è nata questa idea? Allora, io sono l'ex referente di questo progetto e sono ormai 5 anni che abbiamo dato il via a questo meraviglioso progetto, e nasce appunto da un'idea della professoressa Stefania Catalano, appoggiata appunto dalla nostra dirigente Alessandra Di Pietro, che praticamente ha fatto richiesta al comune di un appezzamento di terra prospiciente la scuola media Antonelli, che era praticamente un terreno abbandonato, in disuso, e che il comune gentilmente ci ha concesso in comodato d'uso proprio per utilizzarlo, per avviare questo progetto che ha il nome appunto di EduGarden, ovvero orto didattico. Maria, noi vorremmo che tutte le scuole fossero inclusive come questa, diciamo la verità. Precisamente, dicevamo proprio prima che ce ne sono sempre poche. Si parla tanto di inclusione, ma veramente questa mattina si è vista il rispetto dell'unicità di ognuno, a prescindere dal ragazzo disabile, ma anche ragazzo normodotato. Credo che qui sia visibile come venga proprio rispettato nella propria personalità, nel proprio temperamento, e questo è chiaramente visibile. Ce ne sono ancora troppo poche di scuole così. Infatti mi veniva da chiedere qual è secondo lei il segreto per essere sempre più inclusivi anche dal punto di vista scolastico. Allora, la nostra scuola, per la nostra scuola l'inclusione, diciamo, è il fiore all'occhiello. Noi puntiamo molto su un progetto di inclusività, ma non semplicemente riempiendoci la bocca di parole, come spesso purtroppo succede in questi casi. Noi abbiamo attivato una serie di progetti proprio nell'ambito dell'inclusione, e diciamo che l'orto didattico rientra in questo ambito ed è un tassello molto importante. Perché con questo progetto i ragazzi si sentono veramente primi attori, si sentono protagonisti in un processo di lavorazione, di crescita, di conoscenza proprio, e anche di all'atere, anche di educazione alla conoscenza dell'ambiente, della natura, e quindi una educazione ecologica che noi vogliamo comunque che sia alla base di tutto l'operato che noi attiviamo per questo fantastico orto didattico, che ci ha dato tante soddisfazioni e oltre che tanti frutti che noi abbiamo adeguatamente consumato con anche la collaborazione del laboratorio di enogastronomia, dove abbiamo appunto portato i nostri prodotti e dove lì hanno rielaborato delle ricette, e abbiamo organizzato anche dei pranzi veramente succulenti con le nostre verdure. Quindi noi operiamo, cioè facciamo, per noi è importante il saper fare, e il saper fare insieme, in collaborazione con tutti. Ci sono vari tutor che seguono i ragazzi che hanno delle problematiche, che magari non possono agire in maniera diciamo completa nell'orto, e quindi hanno questa azione di tutoraggio. Quindi abbiamo pensato ad ogni piccolo particolare, a superare qualsiasi tipo di difficoltà, proprio per mettere a loro agio tutti coloro che hanno aderito a questo progetto. E questo è quanto. Ecco, concretamente i ragazzi in quest'orto cosa fanno? Allora, qui
diciamo che c'è l'attività principale, che è quella di seminare, piantare, diserbare, perché comunque si sa che nell'orto c'è bisogno di continua cura, di continua manutenzione, e poi si procede per l'innaffiamento e la cura proprio delle piante, e alla fine procediamo col raccolto. Ad esempio, noi curiamo molto l'orto invernale, perché comunque si sa che la scuola inizia a settembre, quindi non abbiamo possibilità di mettere su un orto estivo, però l'orto invernale riserva tante soddisfazioni, perché ci sono tutti i tipi di verdure, tutte le verdure della famiglia della cavolaria, poi insalate, finocchi, carote, di tutto di più, e soprattutto le fave, con le quali facciamo delle mega merende poi a maggio, quando ci sono i frutti, insomma. E quindi questa è una cosa importante: noi facciamo consumare ai ragazzi quello che loro hanno seminato, piantato, curato e prodotto, per fargli toccare con mano come la terra, se viene curata, se viene seguita, se viene coltivata in maniera costante, in maniera anche con passione, con amore, dà i suoi frutti e ci permette di consumare dei prodotti, degli ortaggi a chilometro zero, che è un argomento alla ribalta, perché è la cosa di cui si parla sempre, consumare la frutta e le verdure di stagione e consumare i prodotti a chilometro zero. Quindi meglio di quest'orto sinceramente non vedo quale ci sia altra opportunità o possibilità. Insomma, Maria, mi sa che veniamo a consumare tra qualche mese. Sì, mi sa che ci ha bello che incuriosito la situazione. Veniamo anche a coltivare, che dici? Coltivare, va bene, dai, possiamo dare una mano, poi soprattutto io mi adeguerò alle esigenze, se necessario. Tutti, assolutamente. C'è da fare per tutti, ognuno ha la sua mansione, ognuno ha un compito da svolgere, e lo fanno tutti in collaborazione con gli altri, nel rispetto dei compiti altrui, ed è anche questo che vogliamo ottenere, quello di in un eventuale inserimento nel mondo del lavoro futuro, che ognuno sappia come ci si deve comportare e come bisogna agire in un contesto lavorativo. Allora, Maria, abbiamo proprio gli ultimi due minuti, però sì, ti chiedo: noi abbiamo parlato spesso in questa trasmissione di inclusione, di concetti come questo, che effetto ti ha fatto vederlo realizzato proprio nella pratica? Sicuramente un bellissimo effetto. Può sembrare una cosa retorica, ma non è così, perché, come diciamo sempre, le parole, l'astratto poi si deve incontrare con la concretezza. E penso che non ci sia bisogno di grandi cose, in realtà. Bisogna partire dalle piccole cose in generale, soprattutto dall'educazione, dai ragazzi che si stanno formando nelle scuole, perché in realtà è vero che sono il nostro futuro, i nostri giovani sono il futuro delle idee che si vedranno poi un domani. Quindi secondo me bisogna investire molto su di loro, sulle idee, sul cambio proprio di sensibilità circa determinate tematiche, e credo che questa opportunità insegni loro moltissimo, perché ha insegnato tantissimo a tutti, quindi anche a noi che partecipato, è proprio il valore del rispetto, dell'educazione, del rispetto della natura, di una natura che molto spesso viene calpestata e trattata male, ma che poi se viene trattata bene dà i giusti frutti, l'empatia, il lavoro di squadra, il valore del sacrificio e del lavoro. E sicuramente credo che saranno cose che si ritroveranno e che ci ritroveremo anche noi che abbiamo partecipato anche solo come spettatori. Sì, allora, intanto vi diamo i nostri riferimenti: radiosperanza@diocesipescara.it se ci volete scrivere una mail, lo 085 69 02 27 se invece ci volete telefonare,
il 331-398-9698 per gli sms WhatsApp. Poi c'è la pagina Instagram, guardo non a caso. Lo sguardo sempre fisso in questa. Esatto, Radio Speranza Pescara, sempre Radio Speranza Pescara e il canale YouTube. E poi c'è Radio Speranza su Facebook, abbiamo anche LinkedIn, insomma tutte le altre piattaforme. Tra l'altro abbiamo le piattaforme online dalle quali si può seguire in diretta streaming, TuneIn, Radio Garden, Radio Italiana, eccetera, eccetera. Insomma, non avete scuse. Ci dovete... Noi siamo qui per raccontarvi sempre nuove cose e speriamo accattivanti. Assolutamente sì. E allora un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio e da Maria De Nicola. A presto, ciao! Ciao, alla prossima!